838, possiamo partire. Buonasera a tutti, già diario di bordo numero del giorno 52, eh, parto con dei ringraziamenti. In attesa di arrivare poi i dati che sono quelli che più interessano. Come tutte le sere, partiamo da notizie, un po' più leggere in attesa che si aggiunga qualche amico. Ho voluto comunque fare questa diretta anche in questo giorno di Pasquetta, nel senso che tanto dovremmo essere tutti a casa e eh, probabilmente fa piacere un po' a tutti magari essere informati e avere degli aggiornamenti. Parto, come stavo dicendo, facendo i ringraziamenti a tutti voi. Dai dati che abbiamo a disposizione possiamo dire che siete stati molto disciplinati. Sì, vero, qualcuno potrà dire, però là ho visto, ma in realtà in quella zona ho visto. Vi posso però garantire che le segnalazioni che sono giunte fino a buona parte del pomeriggio, compresa tutta questa mattinata, sono state 5,3 seguite direttamente dalla nostra Polizia Municipale, due passate a, ehm, ad altre forze. E per quanto riguarda i nostri controlli, da quello che abbiamo verificato, eh, sembra che le situazioni fossero consone. Eh, è logico che. In determinati contesti se qualcuno ha dichiarato qualche cosa eh, se ne assume la responsabilità e magari da successive verifiche si potrà verificare eh, se questo era vero o no. La polizia municipale ha poi in particolar modo più volte controllato eh, anche con giri appiedati i parchi del Rio Crosio, eh, Barolo, Bramante, Pastrone, Biberac eh, dove non sono state riscontrate delle criticità. E nessuna irregolarità al bosco dei partigiani. È stata riposizionata una chiusura eh, su Vienita Garibaldi eh, che era stata eh, rimossa. Eh, si sono fatte verifiche in giro, oh, si sono fermate delle persone. Su 36 persone che si sono fermate e che hanno prodotto autocertificazioni, è stata soltanto una persona sanzionata. Devo dire che in questa giornata abbiamo anche utilizzato dei droni come. Deterrente, qui devo ringraziare il consigliere comunale Per Franco Verrua eh, che si è messo a disposizione gratuitamente e mh, segnalava appunto che c'era già poco, quel poco quando si alzava il drone scompariva e in particolar modo i droni hanno avuto la possibilità di verificare durante l'arco della giornata in vari momenti il parco Lungoborbore, il Biberac, il Bramante e il Lungotanaro. Zona, fino alla zona di San Fedele, eh, dalle quali erano pervenute delle segnalazioni anche nella giornata di, di ieri. E quindi tutto sommato, una giornata dove siamo stati responsabili. Ripeto, adesso non veniamo a puntualizzare l'eccezione o quello che. È, ed è un successo i cui benefici ricadranno poi su tutti noi. Cerchiamo di avere pazienza. Sarà questione, purtroppo, bisogna dirlo, l'abbiamo capito di piccoli passi alla volta. Non cerchiamo di strafare e non vanifichiamo quindi con questo voler strafare magari dei risultati conseguiti e raggiunti fino ad oggi. Mi viene in mente riguardo un'altra storia di Esopo, che è quella del contadino con la gallina dalle uova d'oro. Un contadino aveva una gallina dalle uova d'oro che ogni giorno gli faceva un uovo d'oro. E dopo le prime uova, le prime giornate, l'uomo pensò che l'animale aveva la pancia piena d'oro e che fosse diverso. Quindi disse: Perché aspettare? Eh, tanto vale cercare di arricchirsi subito, portare a casa tutto quello che si può portare della ricchezza di questa gallina. Quindi ammazzò la gallina, eh, la aprì pensando di diventare ricchissimo, e purtroppo scoprì che eh, la pancia di quella gallina era tale quale a quella di tutte le altre eh, e che di oro non vi era traccia. Così insieme alla gallina perse la possibilità di avere delle uova d'oro una volta al giorno. E quindi stiamo raggiungendo quotidianamente dei progressi, stiamo quotidianamente cercando di convivere con questa cosa, non vanifichiamo tutto. Questo è eh, il suggerimento e la richiesta che faccio a tutti voi. Eh, dopo tanti ringraziamenti, eh, direi che questa sera fra le varie professioni ehm, possiamo ricordare ehm, persone che ci hanno consentito con la loro attività, con il loro servizio di muoverci fino ad oggi, quando dico muoversi, di muoversi a coloro che nel rispetto delle norme potevano muoversi e quindi mi riferisco e il grazie va questa sera a tutti gli addetti alla manutenzione degli impianti di distributore di benzina e ai gestori dei distributori, anche loro stanno facendo la loro parte, grazie. Ehm... Per introdurre un argomento che riguarda soprattutto ristoranti, ma vedremo non solo... Eh, mi viene da sorridere nel pensare che la ricetta di ieri la carne cruda con, eh, come piace a me eh, ha iniziato eh, a far sì che nascesse, ha fatto nascere una diatriba e un confronto fra quelli che dicono che il limone ci va e quelli che non ci va. Eh, vedremo come andrà a finire. Io personalmente la metto. Ho citato un piatto, eh, in questo caso un, un antipasto, la carne, la carne cruda eh, per introdurre un argomento eh, che eh, ha riguardato soprattutto i ristoranti inizialmente ma che oggi non è solo dei ristoranti ma riguarda un po tutte le attività, tutti i generi e eh, in particolar modo le iniziative che il comune ha messo in atto per cercare di aiutare le nostre piccole attività. Sappiamo che non basta, bisognerà fare delle altre cose, bisognerà dare il finanziamento, bisognerà far sì che i mutui non si debbano pagare, spostarne nel tempo, bisognerà fare tante cose e che chiederemo fra Regione, governo, quello che potremmo fare noi, di cercare di fare ognuno la sua parte. Noi intanto, però, abbiamo cercato con questi due progetti di coinvolgere gli esercenti e soprattutto diciamo che molti esercenti si sono attrezzati per portare la merce a domicilio con mascherina e guanti sapete che anche i generi che sono chiusi è consentita la vendita a domicilio nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza nella consegna il comune quindi ha messo a disposizione due iniziative sia degli esercenti che dei consumatori la prima è il Bojanen sono tutte e due presenti sul nostro sito, hanno aderito 141 esercenti iscritti che consegnano a domicilio, diversi per tipologie di merceologiche, eh, dagli alimentari ai al ristoranti, dalle farmacie alle riburisterie, negozi di telefonia, cancellerie, fioristi e molte altre categorie. Se ci sono esercenti ancora interessati ad iscriversi basta comunicarlo alla mail p P.pozebonchiocciola comune.asti.it tutto minuscolo dove andrà eh, indicato la ragione sociale, la merceologia, il numero di telefono, le mail, l'eventuale pagina social, l'eventuale sito internet. C'è tutto sul sito del comune di Asti. La seconda invece iniziativa è il portale Risorgeremo.it si tratta di un marketplace. Ovvero di un sito dove è possibile acquistare online eh, dagli esercenti di asti e ricevere a domicilio gli acquisti. Questo è un portale che nasce in questo periodo di necessità, ma che l'idea è quello di farlo fruttare soprattutto dopo, continuare a farlo esistere. Ebbene, dal 26 marzo a questo portale hanno diritto già 308 imprese con 2056 prodotti e servizi offerti quindi è un uh, grande successo è possibile anche acquistare dei voucher spendibili nelle attività quando poi saranno aperte quindi magari qualcuno fa l'offerta <coughs> dice oggi ho bisogno di liquidità ho bisogno di aiuto ti faccio uno sconto sulla merce che acquisti o okay, che eh, sul, sul voucher e poi lo spenderai in, in seguito è un argine alle grandi piattaforme internazionali che drenano commissioni e provvigioni senza lasciare nulla sul territorio. Quindi un'iniziativa che ha avuto il patrocinio dell'Anci Piemonte e che lo sta per ottenere anche dalla Regione Piemonte. Eh, e che ha avuto il patrocinio e il benestare di Confcommercio, di Confesercenti, Confartigianato, Conf Cooperativo, Unione Industriale, Coldiretti, Diretti Cia, Confagricoltura, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri. Ordine dei dottori commercialisti e la Web Family. Quindi tutti assieme hanno apprezzato anche questa cosa qua. Sono due, ripeto, iniziative, sono ben spiegate sul sito del comune di Asti per aiutare le nostre piccole attività. Ehm, direi che eh, oggi il presidente, ne abbiamo parlato ieri, ma oggi di fatto la firmata ed è stata pubblicata. Il presidente Cirio ha. ha Emanato questo decreto il numero 43 del 13 di, di aprile con tutta una serie di, eh, di nuovo informazioni, diciamo così, di normative che riprendono quello che è il DPCM e che vanno in alcuni casi a restringerne il contenuto. E quindi, in particolar modo, restano chiuse per quanto riguarda il Piemonte come avevamo preannunciato ieri, <ride> le attività di commercio al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati. Eh, il commercio e dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio sarà possibile all'interno esclusivamente di quelle attività che vendono generi alimentari, quindi i supermercati. Eh, I mercati sono consentiti e continueranno a essere consentiti eh, esclusivamente per i generi alimentari. Introduce la possibilità di svolgere mansioni di collaborazione domestica da poter svolgere eh, però in caso di esigenze comprovate e indifferibili sul sito della regione potete trovare oltre che al decreto che è il numero 43 anche tutte le interpretazioni tutte le spiegazioni eh, della vendita a domicilio continua ad essere consentita io ne cito alcune sono veramente tante perché riprende un po' quello che è il contenuto del PCM dicevo che la vendita a domicilio continua ad essere consentita nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto la chiusura degli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuati. Sono esclusi naturalmente studi medici e sanitari. Quindi anche questo, per chi avesse del tempo e a casa, il sito della Regione è tutto ben spiegato e si rischia di non fare danni, quindi di essere colti in fallo. L'azione di questa giornata che voglio invece ricordare il progetto meritevole di menzione è un progetto che ha ricevuto un finanziamento dalla Compagnia San Paolo e che consente a 10 detenuti di avviare e produrre un'attività di produzione di mascherine. A questo progetto hanno collaborato l'associazione FATA. Eh, che aiuta molti dei carcerati anche durante l'anno, eh, Dono del Volo, Croce Rossa, Diocesi di Asti, Caritas, Pastorale Familiare, Pastorale Giovanile, Consultorio Baggio e Associazione Mani Colorate. Anche qua una splendida sinergia che consente, mettendo insieme le forze e a tutti, di ottenere dei risultati. Eh, nel quotidiano confronto che ho avuto oggi, proprio nel pomeriggio, poco fa. Con il commissario Messorioli, quindi il vertice della nostra ASL, della nostra struttura ospedaliera, abbiamo nuovamente fatto il punto della situazione e dove il commissario ha avuto modo di spiegarmi che stanno anche sul nostro territorio continuando alcuni trend, richiamando comunque sempre a continuare a mantenere certi comportamenti virtuosi ed indispensabili perché tutto questo non venga vanificato. Da giorni si riscontrano, ed è un elemento che mi ha sottolineato, meno passaggi al pronto soccorso, una delle cose di cui non abbiamo parlato più da un po' di tempo del nostro pronto soccorso, e si sono liberati in reparto delle postazioni, anche in intensiva. Eh, è un dato che voi avete sentito dire soprattutto a livello regionale, ma anche a livello nazionale. E, e molti mi hanno scritto dicendo ma Asti invece Asti la stessa identica cosa il dato di Asti di ehm, come si sono liberate le intensive non eh, ce l'ho eh, vi posso dire che eh, eravamo avevamo visto ieri come da 11 giorni in Piemonte erano in diminuzione le postazioni di terapia intensiva occupate partendo da 456 siamo arrivati a ieri a 300 e 81, da ieri 381, oggi sono soltanto più 371, si cala di ulteriori 10 eh, posizioni. Quindi c'è meno gente grave che ha bisogno di quelle ulteriori cure per poter sopravvivere. Eh, ripeto, sempre i piccoli passi e avere pazienza. Eh, oggi si respira quindi un po' di più all'interno del nostro ospedale, ha ribadito già da alcuni giorni e come da alcuni giorni lo dico, lo ribadisco ancora questa sera, questo poter affrontare con una diversa serenità i problemi che rimangono, quindi non è che tutto perfetto, tutto bello, no, ci sono tanti problemi, noi là abbiamo delle persone che stanno continuando a combattere in prima fila, in prima linea, eh, sperando che chi è fuori contribuisca a non far aggravare la situazione, ma consenta invece che le situazioni vada migliorando. E quelle persone mantengono quindi questa, eh, ogni giorno questa attenzione che, che hanno, però rispetto a qualche settimana fa, probabilmente oggi c'è un po' più di serenità. Questa serenità che all'interno della struttura eh, consente di guardare con più attenzione, più dedizione a quello che capita fuori, quindi si è molto più presenti sul territorio, l'ho annunciato già da alcuni giorni. L'ASL ha creato una commissione di vigilanza che sta girando ed anche una KIP. Eh, sta girando l'USCA che è l'unità speciale di continuità assistenziale eh, sono arrivati anche medici da fuori un medico dal nord est che è stato subito utilizzato sul territorio per cercare di eh, arrivare a risolvere delle situazioni o far sì che alcune situazioni non eh, vadano peggiorando e rimangano quindi sotto controllo i dati di oggi sono dati che sono già arrivati, da tre giorni la regione anticipa di mezz'ora la mail con cui ci informa eh, di quello che sta succedendo. Relativamente ai positivi siamo saliti da eh, 782 di ieri a 806 eh, di, di oggi, quindi sono 24 positivi in più. Come ho detto ieri... Noi stiamo continuando a fare, Asti sta continuando a fare da quando questo macchinario che fa almeno 80 tamponi al giorno, tutta una serie di test in più rispetto a prima. Quindi, 24 positivi in più ci continua a dire che continua a non fermarsi questa cosa, che quindi non è affatto da sottovalutare. Relativamente purtroppo alle vittime, eh, da 93 saliamo a 95. Ci sono due famiglie in più che piangono un loro caro e quindi anche a loro come abbiamo fatto con tutte le altre fino ad oggi eh, dimostriamo vicinanza siamo non solo vicini ma facciamo loro le, le, le condoglianze quindi io ehm, altri dati non li ho se non quello di vedere che siamo in linea con le altre province eh, piemontesi eh, a livello dei positivi eh, solo Biella ha meno positivi di noi anche se magari domani cercherò il dato in percentuale rispetto al numero di abitanti perché è forse quello che è più significativo e ci spiega meglio quello che effettivamente nelle province sta avvenendo. Questi sono dei numeri e non delle percentuali. Relativamente anche qui alle vittime. Siamo anche qui la penultima in questa gradatoria che, eh, che, non, è, che non è una gradatoria, ci piacerebbe non, non, non venderla come gradatoria, ma in questo elenco di province nel Piemonte rispetto ad Alessandria che ha 366 vittime, Torino 763, Novara 185, Biella 125, Torino 131, Vercelli 100, il Verbano Cuscioso 88 noi siamo a 95. Eh, eh, lì. Allora, eh, ci vediamo domani. Alle 19 e 10, l'invito oltre che a farvi un augurio di una buona serata a voi e le vostre famiglie è quello di continuare su questa strada. Oggi gli astigiani si sono distinti: si sono contraddistinti per impegno, per serietà, per desiderio di rispettare quelle che erano le prescrizioni. Ripeto, ci saranno le eccezioni, ci saranno quelli che dicono il mio vicino: fatto è. Ma quello che abbiamo visto in giro nei controlli che sono stati davvero. Rotanti è una città deserta, è una città che ha cercato di rispettare le normative. Andiamo avanti così, perché solo così potremmo cercare di uscirne il prima possibile. Grazie a tutti, buona serata.